Vediamo se mi ricordo come si fa. So che alcuni di voi sono contenti di vedermi, so che altri di voi mentono. Stavo pensando con quale video sarei potuto tornare su YouTube, no? A fare video, insomma. Quale sarebbe stato il video più performante a livello delle basi del mio canale? E perché non questo? Quindi io direi che se avete già letto il titolo, vi dico, ragazzi, sedetevi comodi, prendete boh, popcorn, mangiatevi un microfono, non lo so, fate quello che volete e guardate il video fino alla fine. Vi ho mai deluso in 5 anni, 6 anni? No. Quindi fidatevi di quello che vi dico. E come al solito, dai, facciamo una partita che dà tanto. Allora, molti di voi, secondo me, diranno: "Oh, è tornato Omega." Attenzione, sì, sono tornato, però questo cappello ormai è rotto, quindi il vecchio Omega non è che non esiste più, ragazzi, però il cappello è rotto, quindi siccome me lo vorrei almeno tenere come ricordo, poggiamo qui sul computer, è stato anche qua, mannaggia. Ma che fine hai fatto, ragazzi? Semplicemente mi sono fatto, ve lo dico apertamente, mi sono fatto letteralmente i cazzi miei, dopo che già lo dissi, ho avuto un problema con delle cose mie personali, sono stato male per una ragazza che ormai è cosa passata. Dopo essere stato male, ho deciso di farmi un po' i fatti miei. Mi sono dato alla lettura di tantissimi libri che ho proprio qui a fianco. Mi sono praticamente dato alla lettura per cercare me stesso, come prima cosa. E infine, vabbè, come già lo sapevano tutti, mi sono dato alle sneakers, alla moda, tutte queste cose qua. Vabbè, chi mi segue su Instagram già lo sa, quindi già lo sapete, però lo dovevo dire anche qui su YouTube, mi sembrava ovvio. Un po' di soldini, un bel po' di soldi che mi ero fatto con YouTube e anche con il trading. Se non sapete cos'è il trading, andate a vedere. Mi sono fatto un po' i fatti miei e ho letto un po' i libri alla ricerca di me stesso. Vabbè, insomma, è stato un periodo un po' così, ragazzi. Però adesso sono tornato. Ho premesso che non so quando caricherò il prossimo video, potrebbe essere anche tra un mese, non lo so. In bando alle ciance del mio passato, che ormai comunque lo sapete, io direi che dobbiamo successivamente vedere questa cosa che, secondo me, alcuni di voi stanno già muovendo la scrivania così perché vogliono vederlo. Ora, ragazzi, andiamo a vedere. Detto, prendiamo il joystick che non mi ricordo manco come si faceva una PlayStation 4, no. Una premessa: per fare quello che vedrete, come al solito, come negli anni ho fatto anche vedere, perché molti di voi mi hanno attribuito il titolo del miglior modder d'Italia, cosa che non ho mai fatto io, ma l'avete attribuito voi. Io vi vorrei elencare tutto quello che andremo a vedere adesso. Comunque c'ho scritto qua, me le ricordo, perché sì, c'ho un po' la memoria dei vecchi, però questo foglio lo lasciamo qui. Come al solito di prassi, sappiate che tutto quello che vedrete serve la PlayStation modificata. Per precisione, la PlayStation 4. Dato che siamo passati dalle mod di PS3, c'è cioè chi mi segue da tanto, tanto, tanto tempo, lo sa. Ci passeremo ora alle mod su PS4, quindi spalancate bene le orecchie, ragazzi, durante tutto il video, perché non solo riprende la vendita degli account moddati da parte mia dopo tantissimi anni, dopo 2 anni, dopo 3 anni, ma attenzione, vi potrò dire anche come farlo. E questo vi spiegherò anche come e quando e dopo. Però dovete seguire il video perché poi alla fine del video vi dirò e dovrete contattarmi se volete farlo, ovviamente. E tutto si pagano, ve lo dico, è normale perché io ci ho messo una vita a trovare questo metodo moddato per fare gli account e quindi mi sembra giusto anche che se uno offre un servizio ovviamente deve essere pagato, però ovviamente ognuno poi decide per sé. Intanto io ora vi spiegherò nel video tutto come funziona, come i prezzi, tutte le cose che ci saranno a prescindere. Ovviamente tranquilli ragazzi, non esiste ban, non esiste niente perché è un metodo infallibile. Ho mai sbagliato? No. So che alcuni di voi hanno avuto gli account moddati, ma gliel'hanno rubati. Ma perché le email venivano fatte con un'email temporanea? Questo problema è stato risolto, che purtroppo non era non era mio potere, purtroppo questa cosa qua mi dispiace. Però sapete che adesso gli account non sono più con le email temporanee, quindi anzi vi dico di più, potranno essere moddati i vostri. Quindi direi basta parlare così, andiamo a vedere anche su GTA, però mentre parlo voi seguite sia il gioco che me perché è importante. Durante il video spiegherò i passi e il processo che dovete stare attenti a guardare perché intanto vi faccio vedere che è una cosa vera, quindi non dico cagate, né mai l'ho fatto in tanti anni di canale. Quindi ora aspettiamo che carichi la storia perché praticamente è questo. E tra l'altro quello che ci tengo a dire è che ho come dire, l'esclusiva di questa cosa. Tra l'altro in Italia ci sono altre persone, non che lo fanno, ma che hanno account vecchi che prendono e rivendono, mentre io li creo proprio.
Tra l'altro ci sono stati dei ragazzi che sono venuti da me, gli ho detto che i miei prezzi sono quelli, non hanno voluto farlo da me, sono andate da queste altre persone, sono stati bannati e sono venuti a piangere da me dicendo tu avevi ragione, e io ho detto io che cazzo t'avevo detto. Quindi siccome io con la PlayStation modificata vado a mettere un file anti-ban che poi metto in una PlayStation normale perché ci sono due PlayStation, quindi diciamo che quello che mi preme dire è che quando voi pagate, perché ci sono tre sessioni di pagamento, penso che ci saranno e vi spiegherò anche perché, 40 milioni, 50 milioni e 60 milioni, che si pagheranno rispettivamente 60, 80 e 100 euro, più il metodo che venderò, che funzionerà solo per un account, quindi non per altri, a 100 euro. Perché ragazzi questi prezzi? Perché come ho già detto, quando uno paga sia l'anti-ban, paga l'esclusiva che ce l'ho solamente io e gli altri che ce l'hanno a quanto pare sono stati bannati, e paga soprattutto il fatto di non avere problemi. Ragazzi, siamo spawnati in una macchina buggata, perché questo è il procedimento. Allora, prima cosa fate attenzione, bisogna andare su ecco, comandi, e mettere la mira manuale. Questo è un passaggio importantissimo perché, come vi dicevo, è fatta così. Poi bisogna andare su GTA Online e fare sessione sugli inviti. Questo passaggio qui è buggato perché io, prima di fare questo passaggio, ho messo nella PlayStation modificata il mio account, ho messo un file moddato e l'ho messo su una PlayStation 4 normale che va online. Non, tranquilli, come detto, non si rischia né ban né niente, perché è una semplice modifica del file, non è una cosa non stiamo facendo una cosa trascendentale così tanto, no? Quindi diciamo il procedimento è pressoché questo: è una mod che prima si fa sulla PS4 normale, scusate, sulla PS4 moddata online, no? Una PlayStation normale, però con il file modificato della PS4. E adesso cosa si fa? Come al solito si esce, quindi entrate e uscite. Ci deve assolutissimamente essere Franklin vestito così. Aia, mi sta spiegando il telefono. Ci deve essere assolutissimamente Franklin vestito così. Dovete andare sulla mappa e dovete mettere esattamente il punto che vi faccio vedere. Guardate di questi passaggi, perché se vi comprerete il metodo dovete farlo anche voi dopo. Cioè questo metodo potete farlo voi per mettervi tutti i soldi che volete. Quindi ragazzi, affrettatevi, perché non si sa per quanto tempo ci sarà questo metodo per fare soldi. Cioè 60 milioni sono tanti, ma anche più, cioè bisogna anche a 100. Ovviamente se voi volete più di 60 milioni il prezzo aumenta e arriva oltre le 100 euro. Perché ovviamente, come vi ripeto, c'è l'esclusiva, c'è il fatto che non venite bannati, c'è il fatto che nessuno ha problemi, quindi la qualità, come ho detto, si paga. Senza PlayStation moddata non potete fare niente per quanto tempo ci sarà, quindi affrettatevi a scrivermi in privato, perché sotto ci sono tutti i link in descrizione. Potete scrivermi sulla pagina Facebook o su Facebook normale, per visto sulla pagina Facebook, ragazzi. Siamo arrivati nel punto, poi ovviamente vi ricordo, scrivetevi in privato, vi do tutte le info e ci accordiamo. Questo è giusto per farvi capire appunto, perché in questo punto, e questo è il punto essenziale, perché se comprate il metodo, e penso che lo comprerete, tanti vi serve, dovete mangiare il peyote. Il peyote è un fungo allucinogeno che da prassi vi spalla, quindi è come se si è fumato una bomba praticamente. La cosa importante adesso, seguitemi bene i passaggi, è questo qui: aspettare che finisca l'effetto. In questo caso siamo diventati dei gatti. Oh, bello, sì. Siamo un gatto. Oh, wow. Fantastico. Ok, guardate come finisce l'effetto, che diventa tutto bianco. Dovete essere abbastanza veloci, premere subito option, andare su online e fare gioca GTA sessione solo a inviti. Perché cosa succede? Nella PlayStation 4 moddata noi abbiamo preso un file modificato e l'abbiamo messo nella PlayStation 4 normale, in quella online. Non c'è nessun problema, tranquilli, lo ribadisco per la centesima volta. Questo file moddato, dopo questo procedimento, fa frizzare la sessione online. Andate ovviamente solo a quella solo inviti. Ribadisco, solo a quella a solo inviti. Facendo frizzare la sessione, noi possiamo fare qualsiasi cosa. Qui viene la parte bella: per poter moddare l'account, che potrebbe essere il vostro o quello di un altro, servono nell'account almeno 500.000 dollari. Beh, voglio dire, chi è che non ce li ha 500.000 dollari, ragazzi? Cioè, ce li hanno tutti. Tutti hanno 500.000 dollari. Basa sulle deluxe, ovvero sia comprare tutte le deluxe che si possono, quindi dovete avere un garage libero. Dobbiamo comprare tutte le deluxe che potete, perché poi le andremo a rivendere, ok? Ora vi spiego anche come funziona. Comprando tutte le deluxe possibili, tipo anche in quello da 20 appartamenti, quello della Metzbank, se non mi ricordo male,
In questo modo noi poi le andremo a rivendere frizzando la sessione solo con il file moddato della PlayStation 4 moddata, che giro assurdo, per fare soldi potenzialmente infiniti. L'unica cosa è che la Rockstar ha messo il limite di vendita alle macchine di 24 ore. Però voglio dire, dopo che passa un giorno puoi fare altri soldi. Ecco il motivo per cui vi incito anche a comprare il metodo. Che il metodo non è altro che un file moddato che vi darò io, cioè del vostro account personale. Diciamo la stessa cosa di prima, ovvero sia dovremmo uscire. Ok, in questo caso la sessione si frizza. Quindi adesso diciamo che la mod ha iniziato a funzionare in relazione col glitch. Lo so ragazzi, è complicatissimo. Io vi dico, ci ho messo una vita per capirlo, ma ce l'ho fatta, potete fare prima. Cioè, lo sto spiegando palese con un video. Semplicemente dopo questo passaggio uscite, la mod sta iniziando a funzionare, perché il file cardine che permette tutto ciò è la mod su PS4 moddata, che ovviamente abbiamo messo su quella originale. Ok, adesso il file moddato inizia a funzionare. L'altra cosa importante, dobbiamo respawnare sempre con il Franklin, quello bello pompato. Cosa dovete fare ragazzi? Dovete ingaggiare un combattimento all'ultimo sangue, porca miseria. Caga sotto. Aia. Ok, ragazzi, poi arriva il bello. Quando avete massacrato... Allora, questa parte è importante. Dopo che adesso siamo stati massacrati, ho bloccato un attimo il video. Praticamente non chiedemi perché, si era scollegato l'elgato, non mi funzionava più. Ho dovuto riprendere questa parte con un'altra telecamera vecchia che avevo, perché c'avevo il telefono di sotto a caricare. Quindi questa parte qua, giusto questi pochi secondi, sono così. Come vi esce massacrato, dovete fare tasto PS, dovete andare nelle community, proprio veloce veloce, aspettare che vi carica la community e andare su questa community GTA 5 Money Makers. Se non ce l'avete basta che la cercate, quindi nella sezione ricerca, dovete andare in esecuzione, andare a cercare una persona dove dice partecipa alla sessione. Ora vediamo se la troviamo. Partecipa al party. Ok, questi qua sono sessioni, una qualsiasi. Fate X, ci sarà scritto recupero dettagli della sessione, si buggerà, vi ritroverete così, farete di nuovo GTA 5 online, gioca e fate sessione solo inviti. Quindi dopo che succederà questa cosa, semplicemente si buggerà. Basta. Ragazzi, chiedo scusa se per questa parte è mezza scrausa, ma si era buggato del gatto, non capito perché. Nuovo online, e quello che dovete fare è semplicemente chiamare ogni volta il meccanico e farvi portare tutte le deluxe che abbiamo comprato qui da noi. Questo è praticamente quello che si fa adesso, no? Ed è quello che andrei a fare io quando voi mi date i vostri account. Quando voi mi date i vostri account, io ve li mod in questo modo. Perché in questo modo si possono mettere soldi infiniti. Come? Con il file moddato, frizzando la sessione, perché il file moddato permette il freeze totale della sessione. E dopo che il file moddato permette il freeze della sessione, noi ci vendiamo tutte le macchine. Questo passaggio, che è anche quello che farete voi se prendete il metodo, si potrebbe a volte buggare. Se lo si bugga, semplicemente lo ripetete, non c'è nulla di grave. Quindi adesso ovviamente basta che vado allo Santos Custom e mi vendo tutte le auto che ho comprato precedentemente. In questo modo, a botta di 3 milioni, noi vi mettiamo i soldi. Se comprate il metodo, io ve lo passo e semplicemente poi avrete il metodo e potete aggiungere tutti i soldi che volete al vostro account. Quindi adesso di prassi, di nuovo, si chiama sempre il meccanico, ci facciamo portare tutte le auto e si vende. Questo è il metodo, che è, ricordo, solamente possibile ed esclusivamente possibile con la PlayStation moddata. Senza la PlayStation moddata questa cosa non la si può fare. È un metodo alternativo, perché comunque è una mod, quindi l'account rimane moddato, perché permette di aggiungere soldi all'infinito. È una mod a tutti gli effetti, perché con i soldi poi uno si spende le case, le macchine, le armi, gli appartamenti, tutte le cagate che ormai ci sono su GTA, perché l'hanno reso veramente enorme. Detto che l'account, per poter fare questa mod, il vostro personaggio online deve avere almeno 500 milioni, se è già creato. Penso che, cavolo, chi è che non ce li ha, dai? Se invece volete un account nuovo, ragazzi, GTA regala 1 milione dopo 48 ore dalla creazione, perché non vuole perdere gli utenti dato che esce la PS5. Non rischiate ban, cioè ok, finiscono subito, per carità, ma se prendete il metodo, che costa 100 euro, a 100 euro avete soldi limitati. Cioè, conviene, no? È semplicissimo, ragazzi, tanto il file ve lo darò io. Per mettere il file basta mettere una chiavetta e fare la cosa, non ci vuole nulla. Massimo, se avete difficoltà faccio un altro video, ma che cavolo, proprio la base. Mettere un file nella chiavetta, mettere nella PS4 e sostituirlo. Vi ricordo che se comprate il metodo funziona su un account, non su un altro. Vi ricordo. E se volete quindi anche comprarlo, i pagamenti sono
PostePay e PayPal, ovviamente preferisco PostePay, tranquilli, c'è cioè, chi mi conosce sa che non sono una persona che truffa roba del genere, anche perché faccio account da una vita, quindi potete stare tranquilli. Ieri, proprio ieri, ci ho messo un po' di tempo, però ho fatto un account a un ragazzo con 200 milioni, ha pagato tipo 180, 200, non mi ricordo adesso precisamente, il metodo non l'ha preso, gli bastavano quelli, sta tranquillo perché sa che non è stato, che non sarà bannato. Quindi ragazzi, il metodo è questo: se non volete essere bannati, avere soldi e stare tranquilli, meglio di così, voglio dire, non si può. Ringraziamo la bellissima PlayStation 4 modata che ho qui in basso che permette tutto questo. L'altra PlayStation 4 qui in basso che ho, quella normale, che permette tutto questo. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che siate contenti che io sia tornato con questo video, perché alla fine, voglio dire, meglio di così, non potevo tornare. Quindi, per questo video è tutto, come moddare gli account su GTA 5 nel 2020 con un modo alternativo ma sempre moddati. Per questo video è tutto ragazzi, qua Megozzo, noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video, mi raccomando, ci sentiamo alla prossima e fate i bravi. Ciao!